si è fatto votare e adesso sta facendo di tutto per rimanere al potere, per cui non penso che avrà conseguenze, anche se è una cosa francamente strabiliante, ed è strabiliante anche che il Presidente della Repubblica, nonché Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, di cui Di Matteo fa parte, non senta l'esigenza di dire una parola, di intervenire, di chiedere chiarezza, perché qui è chiara una cosa: o mente il magistrato, simbolo di una certa parte politica e comunque consigliere del CSM, oppure mente il ministro della giustizia. Non è in nessuno dei due casi, in particolare nel secondo, una buona notizia per il paese, evidentemente. Però, ripeto, non penso che la cosa avrà conseguenze dirette, purtroppo. Penso che alla fine si accontenteranno della finta spiegazione che ha dato oggi Bonafede e si andrà avanti così. Per chi si ponesse ora in ascolto, ricordo che siamo in collegamento con il condirettore della Verità, Massimo De Manzoni. Deduco, diciamo, che se questo è un caso, se è, diciamo così, una parte per il tutto, cioè una parte delle complessive difficoltà del governo, tu pensi che cercheranno di incerottare anche le altre situazioni e di tirare a campare, immagino. Sì, beh, il tentativo sarà quello, ovviamente, anche se lì la situazione è un pizzico più complessa, se possiamo dirlo. Qui si tratta di una vicenda che mette in ballo l'onore. In altre situazioni stiamo parlando di soldi che non arrivano, che non ci sono e sui quali stanno peraltro litigando. Stiamo parlando di sanatorie da 600.000 persone. Immigrati irregolari oppure 200.000 oppure non fare la sanatoria, quindi cose un attimino più diciamo così per certi versi cogenti e quindi l'equilibrismo diventa difficile. Diciamo che questo governo è tornato al punto di partenza, cioè pre-virus è stato relativamente facile grazie alla cooperazione incredibilmente acquiescente degli organi di informazione, quasi tutti gli organi di informazione italiani, terrorizzare gli italiani e chiuderli in casa. A quel punto non hai governato, hai semplicemente affrontato un'emergenza dicendo alla gente pensateci voi, chiudetevi in casa e lavatevi le mani. Non ti eri Sì. preparato prima, ti sei fatto prendere impreparato, hai rimediato chiudendo il paese. Danni terrificanti. Oggi abbiamo già registriamo il primo suicidio nel napoletano, ma forse non è neanche il primo, è il primo di cui si comincia a parlare in termini aperti, che sia un suicidio da Covid. La Caritas oggi ha detto, attenzione, che la crisi economica che sta arrivando dopo il virus farà più morti del virus stesso. Immodestamente dico che io l'avevo detto 3 mesi fa, cioè quando ho cominciato tutto questo, ho detto attenzione perché non è che chiudere un paese sia una soluzione, non può essere una soluzione. Chiaro, Infatti, chiaro. o meglio, è una soluzione tampone, ma dopo le conseguenze rischiano di essere devastanti. E Chiaro. questo è quello che sta succedendo. E quindi finché le persone sono rimaste terrorizzate in casa, il governo era al riparo, adesso si ritorna di nuovo a dover governare e questi non sono capaci. Certo. Senti, e sullo sfondo c'è questa novità di ieri della sentenza della Corte Costituzionale tedesca, e anche su questo occorre dire con grande franchezza, chi ha letto la verità almeno negli ultimi 2 mesi è arrivato preparato, diciamo, anche a quell'appuntamento. Ho l'impressione che invece il governo sia poco preparato, cioè ieri l'unica cosa che ha saputo dire il ministro Gualtieri è non c'è problema, facciamo finta di nulla, non cambia niente, insomma una spiegazione un po' curiosa, no? Ma è l'Italia che è impreparata, l'opinione pubblica che è impreparata, perché in questo strano paese abbiamo per 20 anni e forse più inculcato nella testa della gente, e torniamo di nuovo al problema di formazione che ritengo cruciale nel paese per l'appunto, abbiamo inculcato nella testa della gente che l'Europa fosse un Eden,
è il luogo dove non si fanno più le guerre, dove ci si vuole tutti bene, ci si aiuta gli uni con gli altri. E invece non è mai stato così, ma mai è stato così. Il luogo è un ring nel quale si combattono, si contrappongono interessi nazionali diversi, spesso divergenti, e in cui qualcuno prevale e qualcuno soccombe. È sempre stato così. Forse cominciano a non essere conto, ma è sorprendente pensare che la Corte Costituzionale tedesca ha detto fondamentalmente una cosa molto semplice che dovrebbe valere anche per noi. La Costituzione tedesca viene prima di ogni altra cosa. Certo. E questo dovrebbe valere anche per noi, perché mi risulta che i nostri ministri giurino sulla Costituzione italiana, non sui regolamenti europei. E invece qui è un florilegio di ah, ma no, la giustizia europea prevale. Ma come? No, non è così. Non è così. Fino almeno non ce l'hanno detto, non ce l'hanno spiegato bene. I tedeschi, nella loro brutalità, mettono chiarezza. Questa è l'Europa, regolatevi di conseguenza. E purtroppo ci svegliamo talmente tardi che ci ritroviamo ormai sull'orlo dell'abisso, e l'abisso si chiama MES, Meccanismo Europeo di Stabilità, un'altra fola che ci hanno raccontato tutto questo tempo e di cui vedo anche leggendo l'intervista di oggi di Berlusconi, è preda anche lui con sorprendente ingenuità o con incredibile scaltrezza. E dice, ma se non ci sono condizioni, perché non dobbiamo prenderle? Ma le condizioni ci sono scritte nel trattato. Il MES è un trattato, ci sono cose scritte. Non basta la parola di uno che passa e dice, ma no, ma stavolta faremo diverso dalla Grecia. Ma scrivimelo. Nessuno ha cambiato il trattato, nessuno ha modificato quelle condizioni. Quindi quelle condizioni esistono. A casa mia funziona così. Purtroppo anche in Europa funziona così. Solo nella testa di qualche governante italiano sognatore o fintamente sognatore, perché poi dopo i sospetti purtroppo vengono, funziona in un altro modo, ma le cose stanno esattamente purtroppo come le stiamo raccontando sulla verità. Ecco, a Una proposito. cosa che mi fa piacere è che vedo che di giorno in giorno i lettori della verità aumentano, e vuol dire che qualche italiano comincia a aprire gli occhi. E allora, a maggior ragione, rivolgiamo un invito domani mattina a passare in edicola a prendere La Verità, a prendere anche Panorama, perché già da oggi è uscito il numero di questa settimana di Panorama, o a fare tesoro delle offerte sempre disponibili su laverita.info per fare il proprio abbonamento anche in versione digitale. Massimo, siamo in conclusione. Nel ringraziarti ti chiedo, ma allora un momento, diciamo, della verità, non inteso come quotidiano, ma della verità per il governo, tu lo vedi legato all'esplodere della crisi economica, al momento in cui davvero poi Conte dovrà dire sì al MES? Qual è secondo te il momento che, diciamo, cambia le cose? Purtroppo la crisi economica sarà devastante, quello travolgerà tutto. È molto triste dirlo, io non vedo l'ora che questo governo vada a casa, però ci andrà Certo. a un prezzo altissimo per gli italiani, questo mi dispiace molto. Certo. Grazie di cuore al condirettore della Verità Massimo De Manzoni, grazie a chi ci ha seguito e appuntamento a domani in edicola con La Verità. Buonasera a tutti, grazie Massimo ancora. Eccoci Grazie qua, grazie infinite, grazie della a tutti. Figurati. chiacchierata, un abbraccio, buona serata e buona.